Ciao, sono Lucia Premda Costucci. In questo video ti parlo di come avere successo nella salute, perché ci sono alcuni importanti dettagli da conoscere che se tu veramente vuoi approfondire in questo e in altri video, io sarò ben lieta di confidarti. Prima di tutto ti dico dove sono oggi. Sono alla fiera del fitness, del wellness, già da qualche giorno, oggi sta terminando, e approfitto di questa occasione per parlare del primo punto che ti serve sviluppare, del primo step per acquistare successo nella salute. Perché vedi, la salute non è un qualcosa che ti arriva così a gratis, come si dice dalle mie parti, è un qualcosa che bisogna meritare. E dimentica chi ti dice che la pillola magica risolverà i tuoi problemi e che ti farà diventare una persona in salute, e soprattutto una salute duratura, stabile nel tempo. La salute è un obiettivo da perseguire e da ottenere, e purtroppo ci vuole anche un po' di fatica. Quindi il primo step dal quale partire, qui alle mie spalle vedi l'edificio dove si è svolta la fiera. Quindi il primo step, ti dicevo, è quello di iniziare a lavorare sull'ambiente. Che cosa significa l'ambiente? L'ambiente intendo quello esterno a te, quindi i luoghi che frequenti. Perdona, c'è anche il treno qua vicino, oltre alle fontane, e aspettiamo che sta passando, eccolo qui. Ebbene, anche il treno voleva sottolineare quanto sia importante lavorare ogni giorno sulla salute. Quindi ti dicevo, il primo step è quello di portare l'attenzione agli ambienti che frequenti. Io intendo sia gli ambienti come luoghi, sia gli ambienti come le persone che frequenti. Beh, mi sembra abbastanza scontato che se tu passi molto tempo con persone che non hanno a cuore il mangiare bene, dove intendo per mangiare bene anche alimenti salutari, o magari persone che amano solamente bere, o persone che la domenica e il sabato amano stare a letto, beh, è chiaro che sarà difficile, poi più difficile, mettere in atto quei comportamenti che ormai tutti sanno, i minimi comportamenti da iniziare a sviluppare per diventare una persona con una salute d'acciaio. Per cui quando non riesci a mettere in atto un'azione, un proposito che ti eri prefisso per andare nella direzione di un livello superiore di salute, ti devi domandare questo: quali ambienti sto frequentando, quali ambienti frequento più spesso, e quindi con quale frequenza mi reco in un luogo piuttosto di un altro, quali sono le mie scelte sia nell'ambito lavorativo e nell'ambito del divertimento, del tempo libero, perché anche nel lavoro, ma questo la maggior parte di noi non lo può scegliere, anche nel lavoro c'è un livello di salute, ci sono ambienti più salubri e meno. Per cui, per quel che ti è possibile anche sul lavoro, potresti essere tu a prendere l'iniziativa e ad aprire più spesso la finestra, se sei in una zona che magari non è in mezzo alla città, ricambiare l'aria per esempio, o stimolare i tuoi colleghi di lavoro a bere dell'acqua nelle pause invece che bere solamente del tè. Quindi, scusa, magari tutti bevessero del tè, bere solamente del caffè. Mi è scappato il tè perché io nelle mie pause prendo sempre e solamente il tè, quindi purtroppo poi a me viene naturale, mi scappano spesso queste gaffe, che però non sono gaffe. Quindi che cosa puoi fare tu per migliorare la tua salute, e anche indirettamente cercare di aiutare, di stimolare le persone che stanno insieme a te nel tuo luogo di lavoro? Perché se
anche loro iniziano ad avere abitudini migliori, il luogo di lavoro, l'ambiente che frequenti per almeno 8 ore al giorno migliorerà e così sarà più facile anche per te mantenere costanti quelle abitudini che sai migliorare la tua salute. L'altro suggerimento che ti voglio dare è quello relativo all'ambiente, inteso però come relazioni, come insieme di persone che vedi più frequentemente e quindi il riferimento a quelle che stanno insieme a te durante il tempo libero, ecco, vorrei suggerirti di cercare, preferire quelle persone che si lamentano di meno o quelle persone che nonostante ci siano cose che non vanno, magari si sforzano di vedere il bicchiere mezzo pieno, più che osservare e continuare a guardare il bicchiere mezzo vuoto. E ti suggerisco anche di portare proprio l'attenzione, di concentrarti e evidenziare a te stesso quali sono le persone, chi è che ha questa abitudine a lamentarsi di ogni cosa o a ripetere frequentemente le lamentele o quello che non va e che già noi sappiamo. Perché vedi, le persone poco consapevoli hanno spesso delle brutte abitudini, cioè credono che sia necessario ogni giorno o ogni settimana o ogni volta che ti incontrano ripetere gli stessi pensieri, le stesse osservazioni su cose che siano andate male o su cose che non vanno. E questo accade sul lavoro e anche nelle relazioni. Beh, se stiamo parlando dei tuoi familiari, certamente non li puoi allontanare, però puoi farli focalizzare su questa brutta abitudine e essere tu per primo a cambiare discorso, a invitarli con amore, senza giudizio, a smettere di osservare questo e magari essere tu per primo a osservare qualcosa di buono, parlare tu per primo, osservare tu per primo qualcosa che è andato bene o stia andando bene. Beh, se farai tutto questo ogni giorno, sicuramente in breve tempo ti sembrerà magari strano, adesso potresti non vedere le correlazioni con quanto ti sto dicendo, però la tua salute migliorerà, inizierà a migliorare. Quindi il primo step per sintetizzare, se vuoi diventare una persona in salute, è quello di lavorare, scusa, ma guarda quanto è buco, che sincronicità ha il treno. È quello di lavorare sull'ambiente, ambiente inteso quindi come luoghi che frequenti e ambiente inteso come persone con cui decidi di passare il tuo tempo libero o le persone che fanno parte del tuo gruppo di lavoro. Ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!